back to back, back to back per l'Anadolu Efes di coach Ergin Ataman. Ad un anno dal successo nel silenzio generale della 0-2 Arena di Berlino contro il Barcellona di Šarūnas Jasikevičius, il finale 86-81 con le giocate da MVP, da fuoriclasse, da campione firmate Vasilije Micić e ancora il play serbo, l'MVP indiscusso delle Final Four di Eurolega. Ad un anno dal successo, dal primo storico successo per l'Anadolu Efes di coach Ergin Ataman l'aveva promesso. Dopo essere arrivati al sesto posto nella classifica della regular season dell'Eurolega, dopo aver estromesso l'Olimpia Milano di coach Ettore Messina con una serie playoff nei minimi dettagli, vinta nei minimi dettagli con due gare punto a punto in quella della Sinan Erdem Dome, ragazzi, è back to back, è una vittoria storica che va a replicare il successo ottenuto in quella di Berlino per l'Anadolu Efes di coach Ergin Ataman, una finale al Cardio Palma in quel della Stark Arena di Belgrado. Dopo la semifinale vinta al Cardio Palma all'ultimo secondo con la tripla da campione fuori classe, leader assoluto, il leader di questa squadra da Vasilije Micić contro l'Olympiakos di Giorgos Barzokas. Che spettacolo! Che spettacolo abbiamo ammirato in quel della Stark Arena di Belgrado. La finale 58-57 con l'Anadolu Efes che riesce nell'impresa di replicare al back to back al successo nel 2012 e la replica nel 2013 da parte dell'Olympiakos. Le uniche due squadre nella storia dell'Eurolega da quando si chiama Eurolega a riuscire in questa impresa, in questa vera e propria impresa storica. Alla terza finale consecutiva, dopo aver perso il primo tentativo contro il CSKA di Dimitris Youtoudis, ma peraltro anche di Daniel Hackett, ecco ragazzi il successo. Prima in quella di Berlino alla 0-2 Arena e la replica ad un anno di distanza del successo 86-81 in finale contro i Blaugrana dalla Barcellona di Šarūnas Jasikevičius al Real Madrid di coach Pablo Laso, a cui comunque vanno i complimenti per una seconda parte di stagione dopo tante difficoltà. Ricorderete la sconfitta con quella parziale davvero insignificante nell'ultima giornata della regular season dell'Eurolega contro il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri, dopo una serie playoff vinta dominando il Maccabi Tel Aviv di coach Avi Eden, dopo 10 vittorie consecutive tra campionato, tra ACB e Eurolega, ecco ragazzi la sconfitta che fa terminare nel peggiore dei modi questo percorso europeo iniziato con una prima parte di stagione nei minimi dettagli quasi vicina alla perfezione per le Merengues, per i Blancos che hanno sognato grazie alla fisicità da parte di Walter Tavares nel corso del primo tempo, che hanno sognato in grande quando nel corso del terzo quarto la tripla dell'ex Blaugrana, dell'ex anche Sidigas Abelino Adam Ang ha terminato il proprio percorso all'interno della retina, tripla che è valso il massimo vantaggio di serata sul 40-32, la replica dell'Efes con una controparziale di 14-2
a cavallo tra il terzo quarto e il quarto quarto, che ha riportato avanti i turchi sul 45 a 42. Una finale punto a punto, la tripla da fuori classe, da leader dall'altra parte per le merengues, firmata dall'uomo con le 4 L, Sergio Yul. Un uomo che ha trascinato a tanti successi recenti, ma anche passati, il Real Madrid. Una leader silenziosa che però comunque alla soglia dei 36 anni ha comunque ancora una volta risposto presente, l'uomo con le 4 L, Sergio Yul, per il vantaggio del Real Madrid. D'altra parte però le triple di Tibor Pleiss, che hanno ricucito il parziale da 40 a 32, ma che hanno comunque anche aiutato a rientrare nel match la formazione di coach Ergin Ataman. Nella finale Shane Larkin abbastanza falloso al tiro, ma soprattutto Vasilije Micić, che è l'MVP ancora una volta delle Final Four. Vasilije Micić che in penetrazione sbaglia, ma il tocco per il più 3 è firmato Tibor Pleiss. Poi ragazzi, andiamo dall'altra parte del campo, il Real riesce a mettere a segno due punti. Andiamo dall'altra parte, ci sono qualche fischio che comunque fanno andare avanti il cronometro, e poi quel rimbalzo mancato in attacco che regala un ulteriore possesso all'Efes. La conclusione, mancavano circa 14 secondi alla conclusione, 10 secondi per il possesso dell'Efes, quel rimbalzo, l'ennesimo rimbalzo offensivo che regala un extra possesso decisivo che vale la vittoria dell'Eurolega 2021-2022, il back to back per l'Anadolu Efes di coach Ergin Ataman. Una finale molto molto complicata, una finale recuperata nel corso del terzo quarto con quel parziale, perché dal 40 a 31, dal meno 9, risalire fino al meno 2 nel corso del terzo quarto, e poi con quel parziale a cavallo tra il terzo e il quarto quarto, del quarto quarto, di 14 a 2 a rispondere e mettere a segno la rimonta per la formazione turca, dopo una partenza sottotono, dopo una ottima partenza per le merengues. Finale a basso punteggio, una finale spettacolare, alla fine decisa dai dettagli, vinta dalla squadra che probabilmente ha in questo momento il DNA vincente per eccellenza, l'Anadolu Efes di coach Ergin Ataman. Andiamo con le statistiche dalla Stark Arena di Belgrado. Ci sono comunque da segnalare, comunque per la formazione turca, sicuramente la prestazione di Vasilije Micić. Partiamo dai 23 punti con 2 rimbalzi, 2 assist per il play serbo, 19 punti con 7 rimbalzi per Tibor Pleiss, che aveva comunque già entusiasmato nella serie playoff vinta 3-1 contro le Scarpette Rosse. 10 punti, 6 rimbalzi, 4 assist, abbastanza però deficitaria la prestazione di Shane Larkin, 4 punti, 7 rimbalzi per Chris Singleton, 2 punti, un rimbalzo per Brian Dunston, un rimbalzo per James Anderson, un rimbalzo per Rodrigue Bebois, 8 rimbalzi, un assist per Elijah Bryant, 6 rimbalzi per invece Adrien Moerman. Dall'altra parte, voce grossa sotto le plance per Walter Tavares, 14 punti, 11 rimbalzi, un assist. È stato il grande dominatore dei primi due quarti, il centro capoverdiano. 9 punti con 6 assist per Sergio Yul, 6 punti, 2 rimbalzi per invece Anthony Randolph, 5 punti, 3 rimbalzi per Gabriel Deck, 5 punti, 3 rimbalzi, 1 assist per Adam Anga, la tripla della più 9 a illudere le merengues nella corsa del terzo quarto, 5 punti, 4 rimbalzi, 2 assist per Vincent Poirier, 3 punti, 2 rimbalzi, 1 assist per Fabien Caeser, che non è riuscito a replicare la grande prova offerta in semifinale contro i Blaugrana, 3 punti, 2 rimbalzi, 1 assist per Jeffrey Taylor, 3 punti, 3 rimbalzi per Gershon Yabusele, anche lui valgono, anche per lui valgono le stesse parole che abbiamo definito per Fabien Caeser, che non è riuscito a replicare la grande prova offerta in semifinale contro i Blaugrana. I due transalpini erano stati i due trascinatori
per questo successo, per il grande raggiungimento di questo sogno chiamato finale dell'Eurolega, la finale che però alla fine premia ancora una volta back to back storico per l'Anadolu Efes di coach Ergin Ataman, che si conferma campione d'Europa. I campioni dell'Europa sono ancora una volta i turchi dell'Anadolu Efes, MVP indiscusso Vasilije Micić, un vero e proprio leader, il campione serbo che dopo il buzzer beater, la tripla vincente in semifinale ad aprire lo spettacolo delle Final Four della Stark Arena di Belgrado, trascina al successo finale, al successo in finale contro le Merengues, l'Anadolu Efes di coach Ergin Ataman. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!